Bentrovati. Oggi una pillola brevissima per chiarirci le idee su un dubbio ricorrente, a maggior ragione di questi tempi nei quali evitiamo di andare in giro per uffici e di maneggiare documentazione cartacea. Il dubbio è il seguente: un'impresa o un ufficio pubblico potrebbero rifiutare di ricevere da parte nostra documenti firmati digitalmente, quindi con la nostra firma digitale o elettronica qualificata in corso di validità? Potrebbero dirci: no, noi non accettiamo documenti con quel tipo di firma e vogliamo i documenti sottoscritti con firma autografa, vecchio stile, quindi su carta? La risposta è pressoché retorica all'alba del 2021. La risposta è no. In linea di principio, quell'impresa, quell'ufficio pubblico non potrebbero rifiutare la validità di documenti sottoscritti digitalmente. È una regola che ci accomuna a tutti gli europei, deriva dall'articolo 25 del regolamento EIDAS, che è appunto una sorta di legge europea che tutti dobbiamo rispettare. In realtà l'Italia ha riconosciuto il valore di scrittura privata ai documenti sottoscritti con firma digitale o firma qualificata o in certi casi con firma elettronica avanzata già da tanti anni, anche prima del regolamento EIDAS. Attenzione perché ci sono delle eccezioni. È vero che in alcuni casi determinati documenti e determinati atti vanno formati in un modo diverso, che richiede qualche adempimento in più e quindi non basta in effetti firmare digitalmente. Una firma digitale in corso di validità, conferisce al documento elettronico un valore di scrittura privata tanto quanto una firma autografa, però in certi casi la firma, per esempio, dovrebbe essere autenticata da un pubblico ufficiale. In quei casi, naturalmente, servirà anche la partecipazione di un pubblico ufficiale, per esempio di un notaio, al momento dell'apposizione della firma. Lo stesso discorso, anzi qualcosa di più, vale per la formazione di atti pubblici, per esempio. Quando la presenza del pubblico ufficiale, il suo intervento attivo, per esempio di un notaio, è indispensabile, quindi anche in questi casi, il mero utilizzo di una firma digitale da remoto, magari dal salotto di casa, non basterebbe. In tutti gli altri casi, ricordiamoci, abbiamo il diritto di esigere di poter firmare digitalmente un documento.